Dolore al basso ventre in gravidanza, quindi alla parte bassa della pancia in gravidanza. Cause e rimedi più massaggio alla pancia in gravidanza. Queste saranno le domande che andremo a fare ovviamente alla nostra super Maria Chiara ostetrica, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matteo Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi più un terzo in arrivo e ostetrica. Accompagno le donne e le famiglie lungo tutto il percorso nascita. E aggiungo io, autrice di alcuni bellissimi videocorsi, tra cui quello il videocorso preparto, il videocorso allattamento, il videocorso sul perineo e tantissimo altro, che trovate sui nostri siti web mattosilvaosteopata.com e dottorsilva.com, insieme ad altre decine di videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora bando alle ciance ed entriamo nel vivo dell'azione. Quindi, dolore al basso ventre, quindi alla parte bassa della pancia in gravidanza. Purtroppo questa cosa è, ahimè, molto 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 comune, molto più di quanto ci immaginiamo. Non aspettiamo di arrivare ad avere un super pancione fine gravidanza per avere quei doloretti alla pancia, al bacino, ma spesso compaiono fin da subito. Possono avere tantissime cause diverse, ma la più frequente è una tensione, un irrigidimento muscolare legato al cambio di postura, fin da quando c'è quest'utero che esce dal bacino e che aggetta verso l'addome, schiaccia, comprime, spinge la pancia in avanti, modifica tutte le curvature della colonna, spesso anche legata a malposizioni nostre. Ahimè, trascorriamo tantissimo tempo sedute alla scrivania, al lavoro, lavoriamo fino a fine gravidanza, per cui questo sicuramente non aiuta. Il bacino, un corpo sano in gravidanza, ha bisogno di continui riassestamenti, continui riadattamenti, quindi di stare in movimento tutti i giorni. La prima cosa che io vi voglio citare e che trovate qua davanti a noi è una borsa dell'acqua calda. Quando l'ho tirata fuori, Matteo mi ha detto: "Ma cos'è quella roba lì?". Borsa dell'acqua calda è anche elettrica, perché così possiamo caricarla e utilizzarla molto più facilmente. Questo può essere un primo ausilio in tutti quei casi di tensione muscolare, irrigidimento, malposizioni. Quando noi andiamo a scaldare la zona, un pochino si sciolgono tutte quelle piccole contratture, quindi non abbiate paura di applicare calore localizzato e scoprirete che se vi fa bene potrete usarlo anche durante il travaglio. Applicate la boule dell'acqua calda laddove sentite beneficio, quindi può essere basso ventre, zona lombare, zona del bacino, laddove sentite che vi Sì, aiuta. il caldo vasodilata, quindi fa arrivare più sangue e mio rilassa, quindi rilassa il muscolo. E vi regalerà degli ottimi momenti di relax perché vi obbliga a fermarvi in posizioni giuste. Altra cosa importante per ridurre un po' questa sensazione è mobilizzare il vostro bacino, quindi con piccoli esercizi di mobilizzazione anche quando camminiamo. Cerchiamo di non camminare così come delle papere, dice mia figlia, quando camminiamo, ma camminare mobilizzando questo bacino in modo tale che tutte le articolazioni, quindi anche i muscoli, si streccino, si allunghino, si muovano. Altra cosa importantissima, la respirazione. Noi ai corsi teniamo tantissimo alla famosa respirazione addominale, cioè permettere a tutta la parte centrale del nostro corpo di venire nutrita, di ricevere ossigeno e quindi anche di essere ascoltata un po' di più. Altra cosa preziosissima, la posizione. Dopo che avrete trascorso tutta la giornata sedute in posizioni fisse o addirittura fisse in piedi, avete bisogno di scaricare, di alleggerire questa pancia, questo bacino. Quindi potrete semplicemente mettervi carponi, quattro zampe. Se avete una Fitball, una di quelle grosse palle, di cui vi parlo ampiamente nel videocorso preparto, potete utilizzare anche quella, vi aiuterà tantissimo a distendere, ad alleggerire la zona e anche a regalarvi dei piccoli momenti di relax, di ascolto del vostro corpo che vi aiutano, oltre che a stare bene, anche ad entrare in contatto, in ascolto con il vostro bambino. Fantastico Mary, un'aggiunta, una tips che voglio dare io è tenete conto che, come dice Maria Chiara, fortunatamente nella maggior parte dei casi queste tensioni sono di carattere muscolare. Muscolare perché? Perché nella parte anteriore della pancia ovviamente non c'è solo il bambino, ma con lo spazio che si prende il bimbo abbiamo anche tutta la parte di parete addominale, quindi muscoli addominali che si
dilatano, si allungano. E tenete conto che i muscoli addominali, noi magari non si ha la percezione, ma sono spessi un bel 3-4 cm. Quindi quando inizia a esserci un bel pancione, più o meno evidente, se magari già in modo pregresso c'erano, non so, delle cicatrici o comunque delle rigidità, delle tensioni a livello addominale, ma anche a livello lombare, quando a maggior ragione arriva lo spazio che richiede il bambino e dilata, come dire, streccia la parte muscolare, quando è contratta non riesce completamente a lasciarsi andare e ci può essere dolore e anche alcune fitte. Per esempio, l'altro ieri stavo andando a mangiare una pizza con un'altra coppia di miei amici e c'era la mia amica Martina, quindi se mi stai ascoltando, ecco la risposta, che aveva dolore al basso ventre con questa sorta di crampi che gli partivano magari dopo aver mantenuto determinate posizioni. E andando poi a fare una visita, a toccare, senti proprio che riesce a rievocare il dolore andando a toccare proprio la parte muscolare. Qua prendiamo un'altra donna incinta che era proprio a livello muscolare addominale, nella parte del basso ventre, a livello dei retti dell'addome o a livello della parte dell'obliquo, quindi un pochettino più laterale. Quindi andando a massaggiare la muscolatura addominale come se fosse un muscolo bicipite, nello stesso modo tenete conto che qua esternamente abbiamo tutta la parte addominale che insieme alla schiena crea una stabilità della regione lombare. Praticamente siamo andati a risolvere il problema. Quindi non è un miracolo. A volte basta veramente davvero poco, solo che, dicevo prima con Matteo, spesso abbiamo un po' timore a entrare in contatto con questa pancia, a toccare questa pancia. Non abbiate paura, il bimbo è circondato da una piscina enorme di liquido amniotico, quindi prima che arriviate a toccare, a dargli fastidio, a fare, dovete veramente fare una super pressione e in ogni caso la vostra donna vi guida, quindi non abbiate timore ad entrare in contatto, a toccare, a massaggiare anche tutta quest'area del nostro corpo. Assolutamente, magari anche in associazione a una boule dell'acqua calda che rende tutta la parte più morbida, o dopo una doccia con un goccio d'olio, un goccio di crema, quello che desiderate, andare a massaggiare la zona o farla trattare in maniera un pochettino più professionale da un osteopata, di sicuro vi aiuterà tantissimo, anche perché tutta la parte anteriore ovviamente è strettamente correlata poi alla parte posteriore del bacino. Quindi magari soprattutto se soffrite anche di mal di schiena, si può risolvere e vivrete al meglio quella gravidanza e quello sviluppo posturale che di sicuro cambia tantissimo in questi bellissimi 9 mesi. Regalatevi dei piccoli momenti di relax perché vi aiuteranno a stare bene sotto tutti i punti di vista. Assolutamente. Nel nostro sito web troverete anche un videocorso, ad esempio l'osteomassaggio alla mamma, in cui insegno ai papà come massaggiare al meglio la propria donna a livello degli arti inferiori, della schiena, del collo, delle spalle, veramente super. Troverete tutti i videocorsi, dal videocorso preparto, il videocorso pavimento pelvico, tantissime altre cose di Maria Chiara e tantissimo altro. Ci vediamo nei nostri siti web e nel prossimo video YouTube. Ciao!